Avsin. È Juventus-Porto, è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Abbiamo l'ansia, ma non abbiamo paura. E queste sensazioni, queste emozioni forti, non vogliamo smettere di provarle. Vogliamo ancora essere dentro questa competizione, almeno per altre due partite dopo questa. E allora viviamole le emozioni, e questa è la mia live reaction di una partita che in ogni caso segnerà il nostro cammino. E sempre forza Juve! Colpo di testa, parata! Morata, l'incornata addosso al portiere! Colpo di testa addosso al portiere! Al terzo minuto, l'incornata di Morata dal cross dalla destra, addosso al portiere. Quadrado si fa saltare, non c'è fallo, sono in aria, il cross all'entrata, il tiro, la respinta di Szczęsny! Colpo di testa, traversa! Dai! Quadrado, non ti far saltare, subito! Qui bravissimo Quadrado, nell'uscita dal basso ci siamo affidati al suo dribbling secco, ha conquistato fallo in difesa. C'è sempre qualcuno in fuorigioco, Ronaldo, Morata, Chiesa, dobbiamo assolutamente registrare questa cosa. Calcio di rigore per il Porto. Calcio di rigore per il Porto al 17esimo. Contrattacco Porto, hanno sfruttato l'ampiezza, eravamo deboli sul nostro lato sinistro, palla dentro, cross così alla cieca del numero 11 e Demiral la frana. Furbizia dell'attaccante, ma insomma è a rigore, non si discute. Facciamo che non sia Juventus-Lione. Ronaldo è andato a parlare a Szczęsny, che adesso deve provare a parare questo rigore. Gol del Porto, minuto 19, segnato Sergio Oliveira. Adesso dobbiamo segnarne due per i supplementari e tre per passare. Una scalata cominciata come peggio non poteva. Le parole di Pirlo, dai, è lunga, per provare ad incitare i ragazzi. Adesso trovare uno spazio sarà più difficile che trovare parcheggio all'ora di punta. Morata in area, Morata viene rimontato, riesce a passare, intercettato il passaggio. Non ha cercato calcio di rigore, non c'era neanche, a mio avviso, e non è passata questa palla. Ancora un tiro del Porto, anche al 25esimo. Cross di Quadrado, Morata addosso al portiere ancora, ma almeno sarà calcio d'angolo. Gli è passata questa palla perché il difensore non è riuscito a intercettarla. Tiro di Rabiot, di controbalzo, blocca però il portiere perché era da molto lontano, quindi è difficile che si potesse far sorprendere al 30esimo. E questo è il nostro terzo tiro in porta. Credo sia stato il primo tentativo di tiro di Ronaldo, murato dal difensore al limite dell'area. Promette male. Diciamo che dopo il rigore concesso è apprezzabile il tentativo di Demiral di mettere KO gli avversari con colpi sulla nuca e varie ed eventuali, ma non credo che così possiamo vincere. E se persino Arthur perde palla, ragazzi, se persino Chiesa si innervosisce e va a fare fallo, palla messa fuori malissimo da Rabiot, ancora il tiro del Porto. Blocca Szczęsny al 47esimo dei 4 di recupero del primo tempo. Finisce con il possesso del Porto questo primo tempo che li vede in vantaggio. È andato male tutto quello che poteva andare male e abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare. A questo punto serve un secondo tempo che deve essere tutta un'altra partita. Dobbiamo fare 3 gol, altrimenti a casa. Secondo tempo. Non mi aspetto nulla, ma sono già deluso. Però voglio ancora crederci. Che poi per dire Pirlo, che io ricordi, è quello che nei secondi tempi
tre gol li prendeva da Liverpool. Non mi pare che sia stato protagonista di una rimonta di tre gol in carriera, quindi chi è che dovrebbe dare l'esempio? Chi è che dovrebbe spiegare come si dovrebbe fare? Bonucci in area, stoppa Ronaldo, Chiesa! Gol di Chiesa! Gol di Chiesa! Non lo annullare! Non lo annullare! Gol di Chiesa! Non lo annullare questo! Gol di Chiesa alla Del Piero! Fuori gioco. Questo lo annulla. No, questo lo annulla. Si vede che Ronaldo è davanti. È valido! È valido! È valido! Grande Fede, grande! Che gol che ha fatto! Che gol che ha fatto! Rossi quadrato, Ramsey di testa centrale! E c'è il rosso! C'è il rosso per Taremi! Seconda ammonizione, stupida, al 54esimo, perché ha buttato via il pallone inutilmente su un fallo che era già stato fischiato dall'arbitro. Ineccepibile! Subito tutti a protestare! E adesso gira bene! E adesso gira bene! Attenzione in chiesa! Attenzione in chiesa! Palo! Palo in scivolata! Calcio d'angolo! Oddio, porta vuota! Si è allungata la palla! Si è allungata! Lancio di Rabiot! Chiesa che taglia tutto con la testa! Manda fuori, gioca il portiere! E poi calcio sul palo in scivolata! Non poteva fare meglio! O forse sì, ma non ce l'ha fatta. Reclamato tocco di mani in aria del Porto, ma l'arbitro l'ha lasciato proseguire, ha dato ampi gesti e l'ha ritenuto involontario, quindi sorvoliamo. Sì, sono d'accordo, perché il braccio era assolutamente attaccato e lo tira anche indietro al momento in cui gli arriva la palla, quindi non avrei dato rigore. Cross di Quadrato, Chiesa! 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 Di testa! 2-1! Chiesa! Mio Dio, che gol! Mio Dio, che gol! Al 64esimo ce ne manca uno. Ce ne manca solo uno. E al 75esimo esce Bonucci che dà la fascia ad Alexandro ed entra De Ligt. Esce Ramsey ed entra McKennie. Bonucci sembra contrariato, ma non ha i minuti per farne 90, evidentemente. E De Ligt può rientrare in campo. Cross di Quadrato, Ronaldo sponda di testa per Morata. Non ha cercato la porta, ma perché? Morata non poteva prendere questa palla. Mancano 10 minuti più il recupero. Tempo stringe. L'ansia sale. Rabiot sulla corsa di Chiesa, ma il più avanzato lo raggiunge forse Ronaldo. Sì, tutta la difesa schierata. Chiesa salta uno. Poi addosso al portiere deviato. Morata liscia dalle vite dell'area. E palla persa. Chiesa deve respingere con i pugni un tiro potentissimo dalla distanza da parte del Porto, che negli ultimi minuti ha provato ad alzare la pressione per attaccare. Ronaldo prova a fare da solo, viene spinto, non ci viene dato calcio di punizione, l'aveva un po' cercato, l'arbitro non ha boccato, forse era al limite, si poteva pure dare, si doveva dare questo calcio di punizione, era punizione su Ronaldo. Palpitazioni, ansia. 5 minuti alla fine più recupero. Chiesa uno contro uno sul destro, tiro cross, guadagna calcio d'angolo. Mamma, mi ha anticipato Ronaldo veramente di 2 centimetri. 90esimo adesso,
Sono 5 i minuti di recupero accordati. Morata, solo davanti al portiere. Morata! Palo gol! Fuori gioco. Me ne ero anche accorto che fosse fuori gioco. Palpitazioni, ansia, sudorazione. Quadrado di sinistra, traversa! Traversa di Quadrado! Traversa di Quadrado, incredibile, incredibile ragazzi, incredibile. La traversa perfetta. Ultimo minuto, calcio d'angolo. Quadrado dalla bandierina. Parte, messa fuori. Chiesa. 20 secondi. Quadrado. 15 secondi. Chiesa. Passaggio sbagliato di Chiesa in fallo laterale. Supplementare. C'è ancora tempo. C'è ancora tempo. C'è ancora tempo. Quadrado la butta dentro, messa fuori. C'è ancora tempo. C'è ancora tempo, un altro minuto per il cross di Quadrado. Violentissimo. Ronaldo non la stoppa. Ronaldo non la stoppa. Liscia lo stop Ronaldo. Ce la giochiamo ai tempi supplementari, dove probabilmente verrà annullato il nostro vantaggio di superiorità numerica e sarà una mezz'ora sporca, sofferta, sperando che non finisca il rigore. La traversa di Quadrado, mamma mia, giochiamocela in questi 30 minuti e portiamola a casa. E qui doveva essere ammonito Alessandro. Non è stato ammonito, ma andava ammonito Alessandro. Fallaccio di Sar su Cristiano Ronaldo, anche qui non c'è il giallo e andava dato. Saltato secco Artur. Colpo di testa di Marega. Per fortuna debole. Blocca Szczęsny. Al 102esimo esce Artur ed entra Kulusevski. Esce Chiesa ed entra Bernardeschi. Chiesa veramente stremato. Non ce la faceva più neanche a camminare. Ronaldo scalciato dal portiere! No! Ma non ha preso palla! Ha preso la palla e poi l'ha scalciato! Ha preso la palla con le mani ma gli ha dato un calcio! Onestamente non saprei, il portiere prende la palla con i piedi e subito dopo travolge Ronaldo che cade. Non lo so, a questo punto non ve lo so dire se era rigore, non lo so. Finisce il primo tempo supplementare, non stiamo ovviamente più attaccando, anzi abbiamo pure un po' subito. Non ce la facciamo più. Sono gli ultimi 15 minuti di lotta e poi solo i rigori. Dobbiamo chiuderla, ai rigori non possiamo andare. Non possiamo andare ai rigori perché lì partiamo da zero. Qui siamo in superiorità numerica se sappiamo sfruttarla. Kulusevski servito da Alessandro in area. Rientra Kulusevski, il tiro. Ancora calcio d'angolo, anzi sarà rimessa dal fondo perché c'è stata deviazione di Kulusevski. Avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Ronaldo non riesce neanche a stoppare una palla. Proteste perché Quadrado prima caduto a terra, ha scivolato in aria, aveva toccato la palla con la mano cadendo, ma l'ha ritratta, l'ha nascosta dietro la testa. Infatti poi il porto è andato pure a tirare. Morata! Centrale! Morata centrale, un rigore in movimento su cross di Kulusevski. 115esimo calcio di punizione per il Porto. Passa sotto la barriera. E Szczęsny la devia in porta. Sono saltati tutti. Palla sotto la barriera. Gol.
ancora Sergio Oliveira. Adesso dobbiamo segnare due gol in 5 minuti. Colpo di testa e abbiamo subito segnato. Subito segnato Rabiot. E mancano sempre 4 minuti, ma adesso dobbiamo fare un solo gol. Mamma mia, ma perché mi volete così male? Perché? Perché avete deciso tutto questo? Perché? Perché avete deciso tutto questo? Atterrato De Ligt in area di rigore. Atterrato De Ligt in area di rigore. L'arbitro non ha visto. Concede calcio d'angolo. L'arbitro non ha visto. Potrebbe esserci VAR check. Potrebbe esserci VAR check. Calcio a De Ligt. L'arbitro non ha visto. Entriamo nei 3 minuti di recupero. L'arbitro non ha visto. Calcio a De Ligt. No. Non c'è stato contatto con De Ligt. Non c'è stato contatto con De Ligt. E quindi sarà calcio d'angolo. Palla dentro. De Ligt anticipato. Palla fuori. Ancora Cuadrado. Si prende calcio di punizione Cuadrado. È encomiabile a questo punto. Non so, non ho la minima idea di quanto manchi. Sergio Conceição continua a fare cambi. E noi abbiamo l'ultima palla. Batte Cuadrado, prolungato. Salva il portiere. Rabiot, mette fuori. McKenny, mette fuori. Kulusevski. Kulusevski se l'allunga troppo. Kulusevski se l'allunga troppo. È finita.